Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte del mio Let's Play a Pokémon Nero, la Nuzlocke Challenge. E purtroppo è una Nuzlocke Challenge perché la scorsa parte, se non l'avete vista, ha comportato la scomparsa di Marleen, purtroppo, che è stato sconfitto da uno Scraggy. E quindi purtroppo abbiamo dovuto depositarlo e toglierlo dal team. Per cui adesso il team è composto da Sachiko, Sableye, Rowlet, Gyarados ed Elizabeth. Quindi adesso i capi del team diventano ufficialmente Elizabeth e Sableye e Rowlet per anzianità. Ma vabbè, dai, non perdiamoci d'animo e cerchiamo di trovare nuovi Pokémon magari da inserire nel team. Perché adesso dobbiamo andare a sinistra di Sciroccopoli e possiamo trovare un nuovo Pokémon da... Non lo so, non so che Pokémon capitino, quindi non saprei cosa dire. Ma ieri è stato Halloween, quindi mi raccomando, ditemi se avete festeggiato Halloween e ditemi se vi siete mascherati per Halloween, appunto. Perché è una festa che a me piace, ma vediamo qui cosa c'è. Ok, via degli artisti di strada, bene. Ed ecco Comor. Avian, aspetta, visto che entrambi abbiamo la medaglia Volt, vediamo chi è il più forte. Sono sicuro che la vittoria sarà mia, ma non ho già sofferto abbastanza con la scomparsa di Marleen. Pure Comor mi deve sfidare ogni volta che esco da una città. Che cosa fastidiosa. Comor allenatore, vabbè, dai, cerchiamo di sconfiggerlo in fretta. Lipard, no, Sachiko non è una buona idea. Quindi manderò Sableye and Rowlet. Non dovrebbe fare mosse speciali l'iPad. Inseguimento, aiuto! Per quanto pochissimo non è morto Sachiko, per fortuna. Inseguimento, ok. Via, stupido l'iPad. Mi stanno cercando di distruggere da tutte le parti. Pampur, ok. Abbiamo Gyarados adesso. Non mi spaventa più questo stupido Pampur. Quindi uso Giga Assorbimento, che ho imparato nella scorsa parte, fortissimo così Gyarados. Ok, scusate per il taglio minuscolo. Adesso mando Sableye Rowlet contro Tranquil. Bene, Gyarados rientra, vai Sableye Rowlet. Caduta Massi. No, che poi veramente Pampur non mi ha mai dato fastidio, era Sage che mi dava fastidio. E Servine contro Servine, vai Gyarados. Sei tu la nostra anti-erbe, Pokémon erba. Allora io utilizzerei prima Cotton Spora come una strategia ottima che può usare Gyarados. E poi Missile Spillo, dovrei fargli un bel po' di male. Vediamo, sì, infatti, quasi mezza vita. Vediamo, non ho letto che con Giga Assorbimento gli faccio più male. No, meglio il Missile Spillo. E si ristabilisce pure la salute. Missile Spillo, evita l'attacco. Purtroppo il Vortigerba può calare la precisione, ma... Dai, un altro colpo, perfetto, Gyarados vince. Sei forte come al solito, grazie Comor. Ma perché? Perché non riesco a batterti? Perché sei scarso. Una sfida tra amici, molto bene. In tal modo potrete migliorare imparando. Forza, andiamo. Ok, chi sarà mai questo figuro con i capelli arancioni e rossi? Ehi, Camelia. Che bella atmosfera che c'è qui. Nella vita è importante sapersi divertire. E questo chi è? Nardo, il campione di Unima. Esatto, lui è il campione di Unima. Il campione? Come mai viene a ciondolare da queste parti? Che insolenza, guarda che ti ho sentito. Piacere, mi chiamo Nardo. Sono il campione della Lega di Pokémon di Unima. E comunque non sono qui per divertirmi, ma come tappa dei miei viaggi. Conosco anche gli angoli più remoti di Unima. Mi chiamo Comor e vengo da Soffio Lieve. Sono un allenatore e in quanto tale il mio obiettivo è diventare campione. È ammirevole viaggiare con uno scopo prefissato. E che cosa vuoi fare una volta che sarai campione? Voglio diventare forte. Oltre a ciò, che altro si può desiderare? L'allenatore più forte viene proclamato campione, no? Diventare forte, eh? E credi sia sufficiente come obiettivo? Non fraintendermi. Con questo non sto insinuando che è torto. Io, per esempio, voglio anche fare in modo che la gente si affezioni ai Pokémon. Per me è una cosa molto più importante e me ne convinco sempre di più. Vabbè, si sto leggendo così, vabbè. Ma forse mi capirete meglio se ve lo dimostrerò con l'azione. Che ne dite di una lotta 2 contro 2? Ehi, voi due, venite un po' qui. No, Sachiko è in bruttissimo stato. Va bene, innanzitutto. Ok, è rimesso in sesto, grazie Comor. Allora cominciamo. Vabbè, dai, contro 2 bimbi. Ci reputa così tanto scarsi. Non che i bimbi siano scarsi, ma... Non lo so, è una di quelle frasi fatte che mi andava di dire. Prepotenza, ok. Io posso fare poco e niente contro questi Herdier, però posso bruciarli. Fuoco fatuo, inseguimento, ok. E chiedere di fare inseguimento non serve a niente se non cambiano.
Focofato evita l'attacco. Sachiko, sei una brutta persona. Non farlo mai più. No, 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 no. Basta di fallire. Via, Sachiko. Per completa inutilità. E vai, Sero Genrola. Inseguimento. Lui continua a fare inseguimento come se servisse a qualcosa. Meno male che c'è Sero Genrola che riesce a gestire qualunque colpo. Ok, saperlo prima che questo Lipard sa fare solo inseguimento. Non avrei mandato all'inizio Sachiko. Vabbè, non sapevo che avesse quel Lipard all'inizio. Quindi ok, spaccaroccia sull'altro Erdia. Idropampata, brucialo! Oh, fa malissimo questo Pampur. Intanto stanno distruggendo Komorban. Bene. Sachiko sarà a livello 26. Non vedo l'ora che si evolva perché... Sì, Sachiko ha un'evoluzione. Non voleva essere uno spoiler, ma sì. E diventa molto più forte. Avete perso, ma è stata una bella lotta. Anche i Pokémon si sono divertiti. Ascoltatemi, giovani. Ci sono persone che come Komor puntano a diventare più forti. Ed altre, invece, basta poter stare in compagnia dei Pokémon. Ogni persona ha il suo approccio. Se la mia e la vostra idea di campione non coincidono, non c'è niente di strano. Il mondo è bello perché è vario. Allora vogliamo andare? Il ponte mobile di Libecciopoli è qui vicino. Ma non mi guarisce nessuno, il povero Sachiko? Il campione è davvero forte, non c'è altro da aggiungere. Mi guarisci? No, voi? No, vabbè, lo immaginavo. E allora sposto Sachiko dalla prima posizione, metto... Sero Genrola sta salendo un sacco di livello. Metto Gyarados, che è ancora un po' più bassa. Anche se posso catturare un nuovo percorso qua, vero? C'è un nuovo Pokémon, è percorso 5. Sì, possiamo catturare un nuovo percorso addirittura. Va bene, vediamo... Chi capita? Il Pokémon predestinato ad entrare nel mio team è... No, Godita, già ce l'ho. Uffa. Vabbè, taglio finché non capito un Pokémon utile. Vabbè, scusate per sbaglio, sono entrato in una lotta contro questa allenatrice, Rossella. Quindi sfidiamo Rossella e poi ritorno alla ricerca del Pokémon selvatico da catturare, Missile Spillo. È utilissimo il tipo con le 8 ore in questi percorsi. È super efficace contro un sacco di Pokémon. Sarà a livello 27 Gyarados. Vabbè, le statistiche è molto forte. Ok, ritorno a cercare il Pokémon selvatico. Ok. E sono qui davanti a un Trubbish. E quindi lo catturo perché... Non lo so, è tipo da 10 minuti che sono bloccato qui e capita solo Godita. Quindi penso che capitino solo Godita o Trubbish. Quindi sì, catturiamo lui. Però... No, non entrerà a far parte del team perché non serve praticamente a niente. Anche se... Come ho già detto, mi piace molto Garbodor. Però, ok, non lascio Gyarados contro Trubbish, anche perché Trubbish è molto veloce, anche se non si direbbe. Come Pokémon base è fastidioso. Ok, Acido Bomba va bene. Io utilizzo... Bollaraggio, non lo uccidere, Elizabeth. Ok. Sì, vabbè, Trubbish è molto resistente. Borsa, Pokéball. Usiamo una Ultra Ball perché ancora ha molta vita, quindi potrebbe... Sì, una Ultra Ball ce l'ha fatta a catturarlo. Pokémon spazzatura, predilige luoghi insalubri, esala gas delle fauci in grado di addormentare per una settimana. Bene. Vuoi dare un soprannome a Trubbish? Sì, però non ho idea, è un sacco della spazzatura. Ok, vabbè, è un nome un po' cretino, lo ammetto, però non mi viene in mente niente. Lo chiamo Immi, che è diminutivo di immondizia. Lo so, è un nome bruttissimo, però controlliamo Immi, che le sue generalità. Natura audace... Ed è alquanto vivace, potrebbe essere molto molto utile però, perché ha una natura ottima anche se è lento. No, 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 mi serve un Pokémon veloce perché ho tutti i Pokémon molto lenti nel team. Quindi purtroppo Immi non farà parte della squadra, però me lo porto dietro per un po' perché mi piace. Più che altro Garbodor, Trubbish non tanto. Però sì, vediamo qua cosa c'è, Mega Ball. Va bene, va bene. Un secondo, voglio controllare ormai. Ricerca strumenti, non l'ho aperto però vabbè. Vediamo lui, il vento del destino. Sì, 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 fai meno il filosofo e lottiamo. Quinto giramondo. Palpitoad, giga assorbimento. Fortissima, Gyarados. E adesso qui c'è l'erba scura. Potevo controllare anche nell'erba scura chi capita. Come Pokémon selvatico. Ok, un secondo, attivo un repellente per non farmi capitare più Pokémon selvatici. Dove sono? Forse sono qui i repellenti. Ne ho comprati un po' la scorsa volta off camera. Ecco, off screen. 10 ne ho comprati e vanno benissimo. 10 super repellenti. Zinco! Molto utile. Vediamo, lo posso dare a qualcuno del team. Anche perché mi sembra che aumenti la difesa speciale lo zinco. Quindi mi serve. Allora, dov'è?
No, qui volevo andare. Zinc, ok. La difesa speciale, infatti. Potrei darlo a Elizabeth perché di difesa speciale non dovrebbe essere molto scarsa in confronto al resto del team, che sono tutti più o meno delle schiappe. Però Sachiko mi sembra che quando si evolve ottiene un attacco speciale degno di nota. Comunque adesso alleniamo un po' Elizabeth e sfidiamo un po' gli allenatori qui. Fiore ballerino, ho delle brutte esperienze con i ballerini perché sono arrivati spesso a quasi distruggermi Elizabeth, quindi stiamo attenti, vabbè, bolla raggio, questo Darumaka non mi impensierisce. Un altro Darumaka. Va bene. Questi qua sono allenatori, no? Lui, sì. Amedeo musicista e manda Blitzo. Vendo spesso i Pokémon di tipo elettro, i musicisti, colpo di fango. No, evita l'attacco. Si aumenta pure la velocità. Vabbè, non può farmi niente però Blitzo la Elizabeth. Quindi sono tranquillo, poi un altro Blitzel, va bene, con un colpo di fango addirittura lo sconfiggiamo. Bravissima Elizabeth. Chitarra elettrica? Ah, ok, per il Pokémon Musical. Sarà bellissima. Lui è Moreno Clown e manda Quirlipede. Contro Quirlipede potremmo usare Sachiko, però non posso mandarlo così, potrebbe distruggermelo perché ha poca vita. Quindi colpo di fango, protezione, uffa. Colpo di fango, ok, cala la velocità. Adesso inizio prima io, quindi bolla raggio. Forse anche prima iniziavo io con Elizabeth, ma vabbè. Ok, forse è un altro Quirlipede. Fanghiglia? Che Fanghiglia fa un sacco di male, 95. Quindi è decisamente meglio di bolla raggio. Eh sì, preferisco, anche se può fallire, preferisco Fanghiglia. Quirlipede, sì, infatti. Adesso mando Sachiko e gli do una bella super pozione per aiutarlo a resistere. Sì, super pozione, basta. Protezione, va bene, fuoco fatuo. Ecco, ora non lo fallisce. Quando era contro l'Hypard ed era a rischio. No, contro l'Hypard, contro Erdir ed era a rischio di morte. Non lo ha fatto. Ok, basta di usare protezione. Poi che senso ha? Sciagura, sconfitto. Perfetto. Tu mi dici qualcosa, cuoca? È una cuoca? Fiera panettiera, vabbè. Tra l'altro conosco veramente una ragazza che si chiama Pierre e fa la panettiera. Ok, Fanghiglia, avete visto? È un'animazione troppo bella perché ho lasciato Elizabeth contro Pansage. Vai, Gyarados. Nel caso avessimo bisogno possiamo anche mandare Immi, che mi piace decisamente di più di Darumaka. Quindi adesso posso depositare Darumaka ufficialmente. Cioè, a dire il vero non ho bisogno di nessuno dei due perché Gyarados riesce a gestire molto bene i Pokémon di tipo erba. Quindi, ok. Giga assorbimento. Distrutta fortissima Gyarados. Nel camper cosa c'è? Anche tu non mi parli? Serve una domestica appassionata di cucina. Vediamo, me lo daresti? Cosa? Qualche bacca? Ti do una bacca stagna? Bocca, magnifico profumo di tratta proprio di bacca stagna. 20 soldi? No, non ti do la mia bacca stagna. Comunque, lui mi sfida. Basta, cos'è un artista? Forse è il primo che incontriamo? Sì, Pablo artista. Pablo è un nome molto da artista. Allora, Sigilyph, posso lasciare, sì, per forza Elizabeth. E quindi Fanghiglia. Aerasoio, aiuto, mi fa un po' male. Aiuto, Sigilyph è molto, molto forte. Sì, una super pozione, basta per recuperare la vita. Vento in coda, ok, perfetto. Un'altra Fanghiglia, non fallire Elizabeth, mi raccomando. No, non è ancora andato giù, Baraonda. Ok, Sigilyph, dobbiamo starci attenti. Di qua. Bene, ora devo chiamare. Ciao, sono io. Puoi abbassare il ponte mobile di Libeccioli? Ci sono qui degli allenatori che vogliono sfidarti. Grazie, ci sentiamo. Guardate. Vediamo. Il ponte si abbassa. Adesso possiamo passare, vabbè, attraverso il ponte di Libeccioli e poi finisco la parte perché sta durando già tanto. Io devo lasciarvi, ho un impegno per un programma televisivo. Il capopalestra della prossima città è un tipo un po' stravagante, ma non fatevi scoraggiare. Parla lei che è molto stravagante. Io sono un allenatore, diventerò forte, vittoria dopo vittoria dimostrerò le mie capacità, anche al campione. Comor, va bene. Non ti avevo chiesto niente, ma va bene.
Qui non c'è niente. Voglio fare io quello che abbassa il ponte. Questo cosa c'è scritto? Ponte di Libecciopoli. Tra l'altro, anche nel ponte possiamo catturare un nuovo Pokémon perché capitano dei Pokémon sul ponte, ve lo dico. E infatti ci sono delle ombre dei Pokémon uccello. Vediamo. Ce n'è qualcuna? Dai, me ne basterebbe una. Effetto del repellente finito, va bene. Ecco, mettiamoci sotto l'ombra. Piume intuito, non voglio le piume. Almeno per il momento. Va bene. Poi come hanno fatto a mettersi queste persone sul ponte in 2 secondi in pratica. Abbiamo abbassato proprio in questo momento il ponte. Dai, un Pokémon. No. Vediamo il Libecciopoli. Va bene. Tra l'altro possiamo anche catturarlo questo nuovo Pokémon. No. Voglio trovare un Pokémon selvatico. Adesso sono deciso. Quindi vado così. Piano piano. Più o meno. Ma tra l'altro non abbiamo ancora utilizzato la bicicletta. Gravissimo. Bicicletta, assegna. Usa. E godiamoci un po' la musichetta della bicicletta. Fa anche rima. Comunque se si fa così andando avanti e indietro, magari non uscendo, non mi accorgo ogni volta che finisce il ponte. Ecco qui, forse c'è un Pokémon. No, Piumingenio, basta con queste Piumingenio. Vabbè, taglio fino a che non trovo un Pokémon. Ok. È per forza un Ducklet. Che non farà parte assolutamente del team perché ho già un Pokémon di tipo acqua che è Elizabeth. Avevo anche Marlin che purtroppo, vabbè, lo sappiamo già. Ok, però non so come gestirlo questo Ducklet perché non ho Pokémon bene in salute. Allora, potrei guarire Elizabeth oppure. Sì, l'unica cosa che posso fare è guarire Elizabeth. No. Super pozione, devo usare l'ultima, ma vabbè, per uno scopo nobile. Danza di piume non è un problema, Elizabeth è più che altro un attaccante speciale, quindi fanghiglia. Idropulsar, ok, non mi fa niente. Perfetto. Tra l'altro si fanghiglia può calare la precisione dell'avversario, quindi è molto utile. E adesso Pokéball dovrebbe bastare, quindi Pokéball. Sì, Ducklet è stato catturato. Pokémon all'acquatico. Pokémon uccello specializzato nelle immersioni. Poiché è ghiotto di sfagno e sta sempre in acqua. Vuoi dare un soprannome a Ducklet? Sì. Lo chiamerò. Vabbè, dai, un soprannome non ci penso più di tanto. Daffy. Potete capire anche voi perché lo chiamo Daffy. Vediamo. FF. Y. Ogni volta mi scervello per dare i soprannomi. Questa volta ho deciso invece di fare una cosa più così. E adesso un secondo. Voglio andare al centro Pokémon di Libecciopoli e poi chiudo la parte ufficialmente. Cos'è? Basta, scendo dalla bicicletta perché è una tortura. Benvenuti a Libecciopoli. Tutto qua, però è bella questa struttura. Ok, qui c'è un'altra zona, no. Tutt'uno. E qui c'è Comor. Chi è questo qua? Questo qua. Fui, così sareste voi gli allenatori di cui parlava Camelia? Io sono Rafan, il capopalestra di questa città. Non aspettatevi che vi dia il benvenuto. Quando abbiamo abbassato il ponte, quelli del Team Plasma sono riusciti a rifugiarsi in città. Che disdetta. Ti ringraziamo per aver abbassato il ponte, ma cosa c'entriamo noi con quello che è successo? Di pure quello che vuoi, sta di fatto che siete arrivati voi e quelli del Team Plasma si sono infiltrati in città. Non potete rifiutare di darmi una mano, siete o non siete valenti allenatori? Ma basta, il Team Plasma va sempre dove andiamo noi. Ho trovato, se scoverete quelli del Team Plasma accetterò la vostra sfida in palestra. Nella vita è tutto un dare e avere. Capito. Ma quelli del Team Plasma li avremo comunque cercati. Anche perché a forza di battere quei ceffi si diventa forti. Ah, vieni, io intanto vado avanti. Ok, va bene, dai, interrompo la parte dove ho incontrato anche il capo palestra. Nella prossima parte vedremo dove si trova il Team Plasma. Magari esploreremo anche un po' Libecciopoli. Insomma, andremo avanti, come sempre. Quindi mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. La mia domanda della parte è: qual è il vostro campione della Lega preferito tra tutti i giochi? Il mio, senza pensarci 2 volte, è Camilla. Di gran lunga, Camilla mi piace troppissimo rispetto agli altri. Quindi ditemi nei commenti qual è il vostro. E iscrivetevi per 2. Però basta, non lo dirò mai più in questo video. Quindi niente, spero che vi piaccia.